Buonasera a tutti, benvenuti al Paradosso Buono per le immagini che ci giungono appunto da Dosso Buono per l'incontro tra Vemplas Dosso Buono contro Cassa Rurale Pontina a Casate a Mezzocorona durante la fase di mercato invernale, mentre intanto appunto ha segnato la nuova arrivata camerunense, mentre bella parata sulla in di Kadem con Crosta che lancia subito dall'altra parte per Colloredo, rete, gol da parte di Eleonora Colloredo, lei che è la 4 gol, la in. In Grassia ancora tanto traffico centralmente, va la in, la parata di Incadem, poi Mazzieri che prova a pulire un pallone molto sporco per la difesa di Dossobuono, Dossobuono che perde un pallone in maniera ingenua, ma poi Colloredo sbaglia davanti a Cabrini, Mazzitelli, Incadem che para, però c'è l'invasione da parte di Mazzitelli, tanti errori da una parte all'altra, intanto si viaggia con ancora la in, va al tiro centrale, blocca due mani Incadem, questo propizia il contropiede facile facile per D'Ambrosio che sfida Cabrini, tocca Cabrini ma non basta, Mazzieri si alza, la deviazione, la parata poi di Incadem, Incadem che va lunga da Colloredo che è già pronta in contropiede per infilare Cabrini, non ci riesce perché c'è una buonissima parata di Cabrini, poi cosa non è ancora riuscita in questo match, il tiro però di Mazzieri è centrale per Incadem, dunque D'Ambrosio dall'altra parte salta col piede falso e trova un bellissimo gol in pallonetto per sostituire le partenze di Panayotova e Conte, andate a una diretta concorrente di Dosso Buono come il Mezzocorona, ancora due mani Incadem, testimoniare che i tiri da lontano oggi Dosso Buono non stanno impensierendo più di tanto rispetto ai tre da regolamento per la ripresa del gioco. De Marchi con il tiro in doppio appoggio, Param Kadem, poi è brava anche a tenere il pallone in campo. Si va verso destra con Mazzieri che cerca di depositare il pallone per Mazzitelli, però commette i passi. E dunque Kadem può andare lunga a cercare D'Ambrosio, rete. Un contropiede, il gol di D'Ambrosio, va sul più 8 Pontini a 21. Mazzieri. La in. Se ne va molto bene la in, ma buona la parata di Incadem, poi la in che prova a gettarsi sul pallone in maniera molto generosa con dall'altra parte, però appunto era prevista per le 18 questa gara e probabilmente c'è stata qualche mancanza di comunicazione perché comunque la partita era già fissata da un po' di tempo per questo orario. Intanto Marianna Cabrini, ancora Mazzieri, l'appoggio per De Marchi, il tiro in doppio appoggio, toccato dal muro ma anche da Incadem, dunque